Becca Paganello, tipico motto sfottò romagnolo che si rivolge in genere al povero sfortunato e o ingenuo che è cascato in un tranello o in uno scherzo. In questo caso il detto Becca Paganello è davvero appropriato ed il gol comunicativo è stato segnato dal Partito Democratico, che attira l'attenzione dell'uomo della strada con una cubitale scritta bianca del detto romagnolo stesso su un manifesto recante le fattezze dei manifesti del nemico. Non appena lo si legge bene, ci si accorge del messaggio insito. Ascoltiamo le parole del segretario provinciale del PD, Alberto Pagani. Da dove nasce quest'idea, questo progetto e qual è il messaggio che volete far passare utilizzando l'ironia romagnola? Nasce dalla necessità che abbiamo condiviso, discutendo, di fare una campagna che evidenzia uno degli aspetti più deleteri della politica, cioè il populismo e la demagogia qualunquista che si sta diffondendo. In questo caso noi mettiamo al centro, diciamo, quella di Berlusconi, perché è il principe della demagogia, del populismo, di raccontare frottole, ma potrebbe valere allo stesso modo per la Lega, potrebbe valere per il partito di Beppe Grillo, cioè per tutti quei partiti che sono tutti uguali, che anziché affrontare i problemi delle persone, cercano voti e consenso facile con i luoghi comuni, è tutto magna magna, i politici sono tutti corrotti, è la casta. In realtà non è così, ci sono persone oneste, persone disoneste, ci sono amministratori seri come quelli che candidiamo noi, che hanno a cuore l'interesse della comunità, il bene comune, e che affrontano tutti i giorni i problemi dei cittadini. Ci sono invece altri politici, come sono loro, questi qui, quelli che lanciano l'amo della demagogia, Berlusconi, la Lega, Beppe Grillo, tutte quelle forze politiche populiste che non hanno a cuore l'interesse collettivo, ma semplicemente conquistare qualche voto per sedersi su una poltrona. Ecco, anche fisicamente questi manifesti ricordano un pochettino quelli della parte avversa, insomma, del PDL, lo sfondo azzurro in questo modo, è una scelta voluta questa, ovviamente. Sì, certamente, lo dicevo prima, è Berlusconi il principe della demagogia qualunquistica, dell'antipolitica, e quindi abbiamo fatto un riferimento anche stilistico ai colori e all'impostazione loro, perché sono loro che giocano sul fatto che la politica fa schifo, la politica è brutta. Noi pensiamo che la politica sia una cosa bella, proprio perché serve per affrontare e risolvere i problemi delle persone, il lavoro, i servizi, gli asili, le scuole che funzionano, la vita nelle comunità coese, la sicurezza dei cittadini, delle nostre città. Questa è la politica bella. Quella che fanno loro è parlare male degli altri, sostanzialmente. Cioè, diffondere paure, dire che gli immigrati sono tutti cattivi, tutti pericolosi, dire che i politici sono tutti corrotti, eccetto. Loro, naturalmente, sono due visioni diverse. Quella qualunquista diffonde solo pessimismo e fa guardare al futuro senza speranza. Noi vogliamo invece che l'Italia esca dalla crisi, che gli italiani guardino al futuro con fiducia e con speranza, perché la politica serve per affrontare e risolvere i problemi.